Salve a tutti da Giusy, oggi preparo delle meringhe bicolore. Gli ingredienti che ci occorrono sono 65 g di albume d'uovo, 130 g di zucchero di canna che io ho polverizzato, un cucchiaino di aceto di mele, 3 gocce di essenza vaniglia e del colorante gel per alimenti. Andiamo a preparare. Allora, incominciamo col mettere gli albumi in un contenitore. E montiamo a neve. Dimenticavo di dirvi, preriscaldate il forno a 100 gradi statico, quindi continuiamo a montare gli albumi. Quindi adesso sono montati e aggiungiamo dello zucchero a velo a cucchiaiate, sempre lavorando. Quindi ho versato tutto lo zucchero, adesso vado a mettere il cucchiaino di aceto, continuiamo a lavorare. Sto continuando a montare, adesso mettiamo le 3 gocce di vaniglia e continuiamo a montare. Ecco qua, quindi adesso ho finito di montare per bene, ci vuole un po' di pazienza comunque. Adesso prendo un po' del composto. Metto del colorante in gel. Naturalmente il colore è quello che preferite. Andiamo a mescolare. Quindi adesso il colore l'abbiamo miscelato tutto. E adesso ho preso una sac à poche e metto il composto bianco. Da un lato e aggiungo anche quello verde. Quindi ho preparato una teglia da forno con carta forno e vado a fare le mie meringhe. Formo dei fiorellini. Mettiamole ben distanziate. Ecco qua. Finalmente si vede il verde. Quindi facciamo questi fiorellini bicolori. Poi voi comunque fate la forma che più vi piace. Visto che il verde è uscito quasi all'ultimo, lo metto sopra a quelle bianche. Quindi adesso le mie meringhe sono pronte per essere infornate. Praticamente non devono cucinare, devono solo asciugare. Li faccio asciugare per 1 ora. Quindi dopo averle fatte asciugare nel forno per 1 ora,
dimenticavo di dirvi, lo sportello del forno deve essere poco poco aperto, perché come dicevo prima le meringhe devono asciugare e non cuocere. Quindi il risultato delle mie meringhe è questo. Alla prossima ricetta, ciao!